Ciao Barbara, benvenuta. Sono molto felice di averti qui con me oggi e ti ringrazio della tua disponibilità. Ti chiedo se hai voglia di raccontare brevemente chi sei e che cosa fai a chi ci sta ascoltando. Sì, intanto ciao Valerio e grazie per l'invito, è un piacere anche per me essere qua. Io mi chiamo appunto Barbara, mi occupo di discipline bionaturali, sono riflessologa e massoterapista. Mi prendo cura quindi del benessere delle persone in maniera naturale e cerco di accompagnarle in un loro viaggio di benessere per riscoprire il proprio benessere, ecco. Benissimo, siamo colleghi sostanzialmente. Direi proprio di sì. Senti Barbara, allora io volevo chiederti perché mi hai contattato, cioè cosa è successo nella tua vita che ti ha fatto dire ho bisogno di Valerio e di fare il suo percorso assolutamente. Allora, oltre che sì, ad essere colleghi, ti seguivo anche su Facebook, e mi piacevano molto, ero molto affascinata quando facevi i tuoi video con i tuoi canti e la tua voce mi ha appunto incantata. E io, come tutte le altre persone, anche quelle che seguo, io in questo periodo ho avuto un momento di defiance e ho provato a fare da sola, come autotrattamento, ma non è stato sufficiente. E allora ho detto: adesso provo con i canti di Valerio, o comunque sia. Sicuramente mi aiuterà a risolvere un po' il problema, che erano poi dei risvegli notturni. Mi risvegliavo la notte, nel cuore della notte, con dei pensieri piuttosto agitati e con la difficoltà a riprendere poi sonno. Ok, quindi proprio una problematica potremmo dire di insonnia, fondamentalmente. Sì. Ok, e quindi appunto accennavi prima che hai provato comunque a risolvere il problema anche da sola, ma secondo te qual è stato il blocco, no? Cioè quella cosa che non ti ha permesso in realtà di arrivarci fino in fondo da sola? Ma non lo so, mi verrebbe da dire. Mi faccio le domande, mi do le risposte, mi rispondo come mi pare, insomma, non sono stata, non c'ho obiettività, ecco, bisogna essere un po', distaccati da fuori, il problema si capisce meglio e mi viene da pensare si risolve anche nella maniera migliore, almeno così vedo. Che è per le persone che vengono da me, non si può fare tutto da soli, ecco, non mi rendo conto che è così. Sì, direi che sono d'accordo su questa cosa e aggiungerei anche forse che proprio per il tipo di lavoro che facciamo, a volte abbiamo bisogno anche di una visione esterna che ci aiuti a comprendere magari dinamiche che si stanno sviluppando, che si instaurano nella nostra vita, Esatto. anche Sì. connesse al nostro lavoro. Perché comunque da quel che ho capito, queste insonnie erano un po' legate anche al tuo lavoro, no? Al momento che stiamo vivendo un po' tutti. Sì, esatto. Un po' le mie ansie date da questo momento, un po' le ansie date dalle persone che incontravo, che incontro in studio. Non avevo modo di scaricare da una parte, di ricaricarmi dall'altra e appunto ho cercato l'aiuto di qualcuno dall'esterno perché sentivo che da sola non potevo fare tutto. Senti, e invece cos'è stata la cosa
che ti è piaciuta di più del percorso che abbiamo fatto insieme? Allora, quando mi hai fatto fare le meditazioni e le visualizzazioni, che mi sono vista ricaricata, rigenerata, ho comunque la possibilità di rinascere, ecco, di rinascere e di riprendere forza, riprendere il cammino e di farcela di nuovo. Bellissimo. Senti, e quindi proprio poi alla fine del nostro percorso insieme, i risultati che hai ottenuto, ti va di condividerli con chi ci sta ascoltando? Quali sono stati? Il problema dell'insonnia sicuramente è superato. Se mi sveglio durante la notte, i pensieri non sono così allarmanti e comunque mi viene di lasciarli andare e mi dico ci penso domattina. Più centrata sicuramente, mi lascio meno prendere dalle ansie, dai pensieri che mi portano via dal mio centro, ecco. Ecco, quindi in un certo senso senti di avere in mano adesso degli strumenti in più anche per affrontare eventuali situazioni che possono nascere, perché stavi accennando al fatto che magari può capitare ancora di avere determinati pensieri, ma li sai affrontare in una modalità diversa. Sì, ok, diciamo che sì, proprio come hai detto tu, è proprio così. Ok. Perfetto, guarda Barbara, io ti ringrazio per questa intervista, ti ringrazio per aver condiviso con le persone che ci stanno ascoltando anche quella che è stata la tua esperienza, perché oggi in un certo qual modo è un po' come se stessimo festeggiando i risultati che hai ottenuto, ma allo stesso tempo può essere un'occasione per altre persone che stanno vivendo in questo momento una situazione simile. E che Sì. desiderano, no, sbloccarla. E quindi credo sia veramente una grande opportunità quella che hai dato oggi di condividere la tua esperienza. E quindi ti ringrazio tantissimo. Sono felice di se posso essere stata di aiuto o comunque che possa essere un suggerimento per altre persone che si trovano in difficoltà. Di non lasciar passare troppo tempo, ecco, di non stare troppo nella sofferenza perché non porta a nulla di buono. Verissimo. Niente, ti ringrazio e quindi ti auguro una buona serata, ti auguro tanta serenità e leggerezza nella tua vita, così come l'auguro anche a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Ciao. Grazie, grazie anche a te, ciao.